Una città che si divide, innocentisti e colpevolisti, ma anche chi ci mette la faccia e chi preferisce affidare i commenti, come sempre più spesso accade, alle pagine di Facebook. Ammolfetta la notizia del no di Palazzo Madama, la richiesta di arresto per il senatore Antonio Azzolini, già sindaco della città, coinvolto nell'inchiesta sul crack da 500 milioni di euro della Casa Divina Provvidenza, arriva nella tarda mattinata. Ha detto no. Quelli sanno dove sanno uscire, dove sanno entrare. Vogliono la pena di morte invece di arrestarlo. Ma l'arresto? No, faccio io una domanda. Forse vogliono la pena di morte invece di arrestarlo, non lo so. A me sembrava eccessivo perché la volontà sua, a quanto pare, era quella di salvare un po' i 1200 dipendenti. Sono una persona solo che quando guarda il telegiornale dico questo non va bene, quello non va bene. Sono, come dire, una donna che vive di quello che sente. E come giudica allora lei? Io giudico male tutto, perché qui vanno solo al Parlamento per arricchirsi, cioè vanno in politica solo per arricchirsi. Soddisfatti i suoi sostenitori, no comment invece da parte dei suoi avversari. La politica deve essere sempre, diciamo, staccata rispetto alle attività giudiziarie. È giusto che i magistrati facciano il loro dovere e la politica continui a fare la politica. Nessuna dichiarazione invece da parte dei magistrati di Trani. Raggiunto telefonicamente, il capo della procura, Carlo Maria Capristo, ha spiegato di non voler fare commenti sulla vicenda.